Oggi a terza pagina la scrittrice Gaia Simonetti racconta come superare il lutto della perdita di un figlio attraverso la condivisione nella scrittura. E subito dopo una mostra a Milano dedicata al rapporto tra Paolo VI e gli artisti. Un colore per ogni nome, un nome per ogni storia. La copertina richiama la vita, quella forte e coraggiosa di sei madri riuscite a trasformare il dolore immenso della perdita di un figlio in forza e speranza. Lettere senza confini è un album di ricordi con testimonianze, foto e racconti, ma soprattutto progetti ed iniziative affinché non si ripeta mai più quanto successo a questi ragazzi. C'è il racconto di Paola che, dopo aver perso Michela per le coltellate inferte dall'ex marito, ora è impegnata quotidianamente in campagne contro i femminicidi. E quello di Gaia anche, che abbiamo incontrato a Roma, mamma di un figlio mai nato. Percorrevamo tutte, ognuna con il proprio dolore, un tunnel molto lungo. Abbiamo intravisto uno spiraglio di luce condividendo questo dolore e abbiamo deciso di scrivere lettere a figli che non ci sono più, raccontando loro il coraggio, cosa porta a fare, cosa porta a costruire anche con altri giovani, utilizzando meno verbi al passato e più verbi al futuro. Così Lorenzo, ucciso a 17 anni da un ubriaco al volante, rivive nella tenacia di mamma Stefania e papà Stefano, primi firmatari della legge per introdurre nel codice penale il reato di omicidio stradale. L'altruismo di Mauro, invece, morto anche lui sulla strada, continua a vivere grazie alla forza di mamma Giovanna, che ha pronunciato quel faticoso sì alla donazione degli organi. Mamma Laura, dopo aver accolto la piccola Elena in casa a 21 mesi, adesso apre le porte ad altre ragazze russe. Mentre mamma Stefania, che in 142 secondi ad Amatrice ha visto cancellare i 23 anni di vita di Filippo, adesso prova a far rivivere suo figlio nei sorrisi degli studenti e nell'associazione che porta il suo nome. Il 25 febbraio del 1707 nasce a Venezia Carlo Goldoni, scrittore, librettista d'opera e soprattutto drammaturgo, uno dei padri della commedia moderna. Tra le sue più famose ricordiamo i Rusteghi, le Baruffe Chiozzotte e la Locandiera. Rifacciamo la pace? Quest'oggi qui vogliamo ritornare amici, il Papa diventa ancora l'amico degli artisti? In questa operazione di travasare il mondo invisibile in formule accessibili, voi siete maestri. Un discorso passato alla storia. Parole profonde, intense, indimenticabili, queste rivolte da Papa Paolo VI agli artisti nel meraviglioso contesto della Cappella Sistina un anno dopo la sua elezione. E proprio al rapporto tra Papa Montini e gli artisti è dedicata ora una mostra a Milano, con 50 opere tra le più significative, in cui traspare il tentativo di coniugare i temi del sacro con i linguaggi espressivi del Novecento. Tra i molti, Aldo Carpi, Francesco Messina, Floriano Bodini, Luigi Filocamo, Lello Scorzelli e Ettore Calvelli.